sono in panchina, li vedremo sicuramente più avanti durante l'incontro. Il principe ha giocato diverse volte in questo incontro. La formazione del principe Alberto. Volevano lo scatto di Gianola, comunque viene fuori questo calcio d'angolo e Marco Simone alla battuta. Pallone in mezzo, la schiena di Bob Sinclair che non riesce a deviare il pallone verso la porta di Munari. Diciamo che il suo inizio non è stato proprio dei migliori. Due centrali di peso nella nazionale dei piloti, Capelli e Tarquini. Eccolo qui, Ivan. Anche lui un'esperienza nelle giovanili del Pro Sesto, poi ha trovato la sua strada nel mondo dei motori. Ed ecco la partenza di Fernando Alonso, il lancio in avanti. E c'è un fallo. Probabilmente. Assolutamente tutto regolare, dice il direttore di gara. C'era stata un'uscita un po' spericolata dell'estremo difensore dello Star Team Ituriaga. Ma siamo già dall'altra parte. Buona questa iniziativa di Vitaly Petrov che recupera il pallone e mette subito in movimento Fernando Alonso. Avanza la nazionale pilota il capitano Riccardo Patrese. Intanto Perez il pallone dentro, subito una buona occasione per Giancarlo Fisichella, che eleganza, il gol subito al secondo minuto, dopo un minuto 45 secondi per la precisione, subito a segno Giancarlo Fisichella. Sì, intanto un'altra correzione, c'è in campo Maro Engel al posto penso di Rosberg, perché sì. Abbiamo visto col numero 16, probabilmente c'è stato un cambio all'ultimo momento. Intanto rivediamo la bella azione elegante di Giancarlo Fisichella, che è il bomber della nazionale dei piloti, quindi subito l'apertura, piloti in vantaggio per Ettori, nulla da fare. Andiamo da Stella Bruno D'Ambrosio, soltanto e magari sulla corsa che manca, non hanno molta dimestichezza con il pallone. E ora c'è un fallo che viene fischiato in favore di Fernando Alonso. La battuta di prima intenzione da parte di Alonso, buona l'idea, non ci è arrivato per un soffio Giancarlo Fisichella. Lo scambio ancora tra gli sciatori Rungaldier e Razzoli, provano a fare tutto da soli i due, poi il servizio sulla destra per Bob Sinclair. Il cross in mezzo, vediamo Marco Simone ed è il pareggio al 15esimo, 1-1, in gol Marco Simone, e chi sono lui, Rungaldier. I giocatori della nazionale piloti, può ripartire Jure Kosir. Gianola, l'apertura precisa per Marco Simone. Marco Simone entra ancora all'interno dell'area di rigore, una finta, poi il servizio ancora per Bob Sinclair. Bob Sinclair lo prende. Un errore di Petrov in area ha consentito a Bob Sinclair di raddoppiare, 2-1 ora nel giro di pochi minuti. La situazione è completamente ribaltata. Rivediamo la bella azione di Simone, ma soprattutto il servizio intelligente e preciso da parte di Gianola, poi la papera di Petrov che spalanca la porta a Bob Sinclair. Bob Sinclair che con il passare dei minuti è cresciuto molto, era partito non benissimo. Questa invece è ancora un'inquadratura più che dove Rotori e Cobos. Vittorio riesce comunque a bloccare il pallone. Davvero bella questa iniziativa di Vitaly Petrov, una serie di dribbling al limite dell'area, poi il pallone. Divertito molto, grazie. Fisichella al limite dell'area, prova a caricare il destro, serve sulla destra Perez. Buono. Da questi a Massa. Buona anche la finta di Felipe Massa al centro ancora per Fisichella. Fermato da Cobos e c'è il rischio del direttore di gara che assegna un calcio di rigore alla nazionale piloti. Nonostante le proteste vibrate di Antoine Ettori, se la ride Fisichella. Adesso vediamo chi andrà a battere il rigore. Rivediamo. C'è stato un intervento falloso di Cobos. Dovrebbe essere Fernando Alonso, sì, è proprio lui. Di incaricarsi della battuta, parte lo spagnolo con la destra. Punteggio che torna in parità. Bellissima l'esecuzione di Fernando Alonso. Anche perché chiude bene però Kois. Fuori gioco, netto. Arrivato con qualche secondo di ritardo.
testa a Fisichella, ma era in fuorigioco. Un gioco millimetrico, giusto quei 3 o 4 metri. Infatti si spiega Giancarlo Fisichella. A voler essere Pignoli, però non li vedremo più avanti nella replay. Forse c'è stato di un difensore dello Star di 8 anni, ma li porta benissimo. Cois. Zona tiro. Perez. Forza. Non so se era fuori gioco. In ogni caso ha sprecato una buona occasione Fisichella. Probabilmente sì. Tanti auguri. Grazie. Sì, ogni anno è sempre più difficile. Proprio sono ripromesso che l'anno prossimo sarà un anno in più e 5 kg in meno. Ci rivediamo l'anno prossimo. Una promessa che dovrai mantenere. Intanto Marco Simone, Jerome D'Ambrosio spedisce in fallo laterale. Rivediamo il gran tiro di Gianluca Ettori. La palla che non supera interamente